importante per l'amministrazione da lei guidata e soprattutto fare il punto della situazione per quanto riguarda nodi cruciali che stanno inquietando i dipendenti in questo momento per il futuro delle province. Sì, questa mattina consegniamo il lavoro di 9 mesi di amministrazione provinciale, un lavoro duro, un lavoro serio, svolto con senso di responsabilità che dimostra qual è l'utilità delle province sul territorio, soprattutto in un territorio così vasto qual è la provincia di Salerno. Purtroppo le decisioni scriteriate, scellerate, confuse, prima del governo Monti e poi del governo Letta hanno messo l'ente in una condizione di delegittimazione istituzionale e di difficoltà di carattere finanziario, ma con senso del dovere continuiamo questa attività nell'interesse dei cittadini. Questa mattina presentiamo soprattutto la quantità di opere pubbliche che abbiamo inaugurato e completato in questi mesi e il programma per un patto, dico io, di fine mandato. Rivolgo un appello ai consiglieri e alle forze politiche responsabili che vogliono portare avanti questo lavoro nell'interesse dei cittadini al di là delle appartenenze partitiche. Voglio ringraziare tutta la squadra di governo amministrativo, i dirigenti e i funzionari dell'ente che, nonostante queste difficili condizioni nelle quali siamo stati relegati, continuano ogni giorno a fare il proprio dovere con grande senso di abnegazione nei confronti della funzione pubblica. Io sono certo che le province potranno recitare ancora un ruolo importantissimo. Io mi impegnerò fino all'ultimo minuto del mio mandato perché l'unico credo che abbiamo è quello di servire il territorio. Per quanto riguarda il patto, ma c'è ancora tanto da fare? Assolutamente sì, noi abbiamo ereditato una situazione veramente disastrosa. In questi anni ci siamo impegnati soprattutto per offrire strutture nuove ed accoglienti alle attività scolastiche, ma molto impegnati siamo stati soprattutto per quanto riguarda la riduzione dei fitti passivi. Nel 2009 l'amministrazione provinciale spendeva circa 9 milioni di euro per quanto riguarda i fitti scolastici. Grazie all'impegno del presidente Cirielli siamo scesi a 5 milioni e mezzo di euro. Proprio in questi giorni i nostri uffici stanno rinegoziando ulteriormente i contratti di fitto. Già abbiamo totalizzato un nuovo risparmio di 290 mila euro. Ma c'è ancora tanto da fare? Assolutamente sì, noi abbiamo ereditato una situazione veramente disastrosa. In questi anni ci siamo impegnati soprattutto per offrire strutture nuove ed accoglienti alle attività scolastiche, ma molto impegnati siamo stati soprattutto per quanto riguarda la riduzione dei fitti passivi. Nel 2009 l'amministrazione provinciale spendeva circa 9 milioni di euro per quanto riguarda i fitti scolastici. Grazie all'impegno del presidente Cirielli siamo scesi a 5 milioni e mezzo di euro. Proprio in questi giorni i nostri uffici stanno rinegoziando